Benvenuti all'Economist della settimana con Mario Alemi e Alessandro Simonetti. Ciao Mario, oggi parliamo di un argomento scottante che è quello dell'energia nucleare. L'Economist infatti dedica un articolo dal titolo Nuclear Power Must Be Well Regulated, Not Ditched. Dunque, circa 10 anni fa un terribile disastro naturale, uno tsunami, colpisce le coste del Giappone. Muoiono circa 20.000 persone. Però l'unica cosa, non l'unica, ma la cosa che ci ricordiamo di più di quel momento fu il fatto che venne messa in pericolo la centrale di Fukushima, la centrale nucleare di Fukushima. I morti relativi alla centrale, al disastro della centrale nucleare furono circa un centinaio, se non erro. La cifra oscilla tra 0 e qualche centinaio, sì, 200. Al contrario di quanto si pensa generalmente, le centrali nucleari non sono così pericolose. Anzi, potrebbero essere estremamente utili per il tipo di energia che producono e quindi per abbattere le emissioni di CO2. E a chi dobbiamo, Mario, l'invenzione di questa energia? A quello che viene considerato il più grande scienziato italiano insieme a Galileo Galilei. E cioè, come abbiamo detto varie volte, a Enrico Fermi. Visto che tu sei un fisico nucleare, potremmo aprire delle parentesi, degli argomenti lunghissimi, e questa puntata potrebbe durare 3 ore. Quindi oggi selezioneremo bene quello che diremo, ecco, quello che ci racconterai, Mario. Sì, è vero, però potremmo veramente parlare della storia della fisica del Novecento, che ovviamente per me è uno degli argomenti più affascinanti di cui si possa trattare. Però all'interno di questo grande racconto c'è la storia di Enrico Fermi, che di per sé è estremamente interessante per vari motivi. È interessante perché Enrico Fermi era italiano ed è interessante per il percorso che ha dovuto fare Enrico Fermi. Allora, Enrico Fermi è romano, classe 1901, e già dalle elementari si scopre un genietto. La scuola, come spesso accade in Italia, non se ne accorge. Per fortuna un amico del padre invece se ne accorge, e così inizia la carriera di Enrico Fermi, fisico, che poi va alla Normale di Pisa. Tra l'altro io ammetto di essermi letto, prima di iniziare a fare l'università, la soluzione che era pubblicata da qualche parte di Enrico Fermi al quesito di ammissione alla Normale di Pisa, che è già praticamente un articolo scientifico, è bellissimo. Enrico Fermi è definibile con una parola, leader. Ok, quello che adesso si dice, che allora si diceva duce, adesso si dice leader. Cioè, era un uomo che aveva la capacità di tirare fuori il meglio da tutti, un po' come Maradona sul campo di calcio. No, si dice Maradona era un fuoriclasse, però chiunque giocando, qualsiasi bravo calciatore, giocando con Maradona, riusciva a giocare ancora meglio. Ecco, la stessa cosa si può dire di Fermi. Quindi riesce a creare un gruppo, il famoso gruppo dei ragazzi di Via Panisperna, negli anni 30, quindi Fermi, diciamo, ancora quello che in Italia viene considerato adesso un ragazzino, no, di 33 anni, a capo di questo gruppo di 6-7 persone, e cercano di capire come funziona l'induzione della radioattività. Ossia, adesso cercheremo di essere il meno tecnici possibili, okay? Prendendo due materiali, uno radioattivo, uno meno, quando è che quello meno radioattivo o non radioattivo incomincia a diventare radioattivo perché subisce la radioattività dell'altro. Okay? E qua c'è il primo colpo di genio. Si accorgono che la radioattività indotta cambia a seconda del tavolo su cui fanno l'esperimento. Puoi spiegare meglio? Vuol dire che Fermi si mette lì a pensare, in realtà come sempre lui prendeva delle lunghe pause pranzo con tutti i colleghi, e al ritorno dalla pausa pranzo se ne usciva con la soluzione. Okay. In questo caso la soluzione fu: dobbiamo utilizzare dei materiali organici, cioè i tavoli di legno aumentavano la radioattività indotta, i tavoli di marmo no. Perché? Fermi aveva capito che un materiale che conteneva idrogeno permetteva ai neutroni, che sono delle particelle neutre, che uscivano dal materiale radioattivo, di essere rallentati
e in questa maniera di colpire il materiale non radioattivo in maniera più efficiente. Immaginiamo di voler acchiappare una palla da tennis. Se la palla da tennis ci arriva piano, la riusciamo ad acchiappare. Se la palla da tennis ci arriva tirata da un professionista, ci fa male, basta, non riusciamo ad acchiapparla. La stessa cosa succede per i nuclei atomici. Se il neutrone arriva troppo veloce, non riesce proprio a interagire. Se arriva più lento, riesce a interagire. In più, però, i neutroni delle sorgenti radioattive vengono emessi molto veloci, per cui quando colpiscono poi l'altro materiale, in realtà non riescono a interagire. Mettendo in mezzo un materiale con l'idrogeno, questo materiale rallenta. Perché rallenta? Perché l'idrogeno è molto leggero. Allora, altro esempio che possiamo fare, a biliardo. Se noi con una pallina da biliardo colpiamo un'altra pallina da biliardo, l'energia della prima pallina verrà divisa su tutte e due le palline. Quindi in realtà avremo due palline che però sono più lente della prima, anche se l'energia totale è la stessa. Se invece colpiamo con la pallina da biliardo una pallina da bowling, la pallina da biliardo rimbalza e la pallina da bowling rimane ferma. Quindi, che la Fermi aveva capito che mettendo in mezzo dei materiali con l'idrogeno, i neutroni avrebbero colpito l'atomo di idrogeno, che è molto più leggero. L'atomo di idrogeno si sarebbe eccitato, come si dice, quindi avrebbe assorbito parte dell'energia, e il neutrone avrebbe continuato il percorso rallentato. Consideriamo che in quel momento la radioattività è al centro dell'attenzione di tutti gli scienziati. Consideriamo che Fermi lavorava con i suoi colleghi di Panisperna, Maldi, Pontecorvo, Rossi, in uno scantinato. Benché fosse portato in palmo di mano dal fascismo, ovviamente, come sempre, non aveva i mezzi per lavorare, ma riesce a condurre questo esperimento che nessuno al mondo riesce a condurre. Okay? Solamente che lo spiega nella maniera sbagliata. E qua c'è un'altra storia bellissima. Fermi e colleghi si immaginano che il neutrone sia stato assorbito dal grosso nucleo del materiale non radioattivo, e si sia creato così un nuovo elemento. Okay? Questa cosa, quindi stiamo parlando adesso del 35, questa cosa va avanti e nessuno capisce che è sbagliata. Okay? Nessuno al mondo capisce che è sbagliata. Come diceva Paolo Conte, era un mondo duro, si sbagliava da professionisti. Nessuno se lo immaginava, tranne in realtà una chimica tedesca, che però, essendo pure donna, nessuno se l'è ascoltata. Tanto che Fermi viene candidato al Nobel nel 1938. Allora, e qui inizia la nuova fase della vita di Fermi. Enrico Fermi è sposato a una donna, Laura Capon, ebrea. Nel 1938, come sappiamo tutti, il fantastico governo di Mussolini decide di emanare le leggi razziali, no? Il manifesto della razza, un genio. Enrico Fermi con la moglie Laura e figli vanno a Stoccolma, dove Fermi riceve il Nobel per il motivo sbagliato, appunto, per aver scoperto due elementi che in realtà non sono stati scoperti, non aveva creato. Stringe la mano al re, cosa gravissima, invece di fare il saluto fascista, per cui viene ripreso ovviamente dalla stampa italiana, che ancora non sapeva che lui se ne sarebbe andato, cioè lo criticano perché si è permesso di stringere la mano. A quel punto si imbarca e va negli Stati Uniti sapendo di non tornare più in Italia. Fermi non sarebbe più tornato in Italia se non molto brevemente. Arriva negli Stati Uniti e nel frattempo viene pubblicato lo studio in cui si afferma che in realtà Fermi non aveva scoperto un nuovo elemento, ma aveva spaccato l'atomo. Okay? Questa cosa è fortuita, è miracolosa, esattamente, perché se l'avesse scoperto nel 35, cioè se Fermi nel 35 avesse capito di aver spaccato l'atomo, nel 35 avrebbe capito che era possibile fare una bomba nucleare così come un reattore nucleare. Okay. Immediatamente entra in contatto poi con uno dei marziani che tu conosci bene. Von Neumann, l'ungherese von Neumann, sì. Esatto, lui non si incontra con von Neumann, si incontra con uno del gruppo di von Neumann, quindi un ungherese come von Neumann, che è Szilard, un personaggione.
Adesso non perdiamo tempo su Szilard, ma è da approfondire perché è fantastico Szilard. Szilard, confermi, ha questa intuizione che è quella che veramente poi porta all'energia nucleare. Ossia, se tu spacchi un atomo, secondo la teoria di Fermi, appunto, che Fermi è stato il primo a creare la teoria della quella che poi è diventata dell'interazione debole, spacchi un atomo, in realtà emetti degli altri neutroni. Questi altri neutroni, se rallentati, possono andare su un altro atomo, spaccarlo, produrre altri neutroni che vanno saltare, quindi puoi creare una reazione a catena. Ok? E qui mi sono dimenticato di dire che Fermi aveva già fatto un brevetto, quindi qua siamo al secondo brevetto di Fermi. Fermi ha brevettato prima il rallentamento dei neutroni per indurre la radioattività. Brevetto che ovviamente non ha portato a nulla poi. Però in teoria avrebbe potuto. Con Szilard brevetta in Gran Bretagna invece la reazione a catena, cioè quello che è alla base dell'energia nucleare. A questo punto la strada è, per così dire, spianata, cioè si capisce che è possibile. Tutti gli scienziati americani, che poi sono scienziati tutti europei, capiscono l'importanza, non solo, capiscono il pericolo, perché comunque ci sono scienziati che sono rimasti non tanto in Italia, ma soprattutto in Germania. Heisenberg è rimasto in Germania, quindi capiscono che la Germania potrebbe dotarsi di un'arma nucleare. Perché in realtà la prima cosa, questa è la prima cosa che viene in mente quando uno pensa a questa reazione a catena non è l'energia nucleare, cioè le centrali nucleari, è la bomba nucleare. Esatto, è una reazione a catena della durata di qualche millisecondo. Quella è la prima cosa che ti viene in mente. E quella però è la genialità ancora di Fermi, quella di capire che per la bomba nucleare serve il plutonio, quindi serve un materiale che può essere prodotto attraverso un reattore nucleare. E quindi Fermi costruisce il primo reattore nucleare, cioè la prima centrale nucleare, probabilmente non veniva utilizzata per produrre energia, era solamente un esperimento. Ma se si legge come quest'uomo, che comunque era un eccelso fisico teorico, solamente nella sua testa ha disegnato un piccolo reattore nucleare, e poi un altro, e poi un altro ancora, e poi un altro ancora, nella più totale sicurezza. Ok? Senza un calcolatore, solamente con un o regolo, e gestendo tipo 40-50 persone, senza computer, senza Slack, senza Skype, senza WhatsApp, senza niente, facendo pause pranzo lunghe, sempre fatto la pausa pranzo, ok? Prendendosi sabato e domenica per andare a fare passeggiate in montagna. Questo nel giro di un anno ha fatto un reattore nucleare. Ok, non solo ha fatto un reattore nucleare, in realtà i reattori nucleari si basano su dei principi di sicurezza immaginati da Fermi. È Fermi che si è inventato le barre di sicurezza di un materiale che bloccava la reazione. È Fermi che si è immaginato le barre che avrebbero rallentato i neutroni, quindi è Fermi che ha guidato la ricerca sulla grafite, cioè è Fermi che ha fatto tutto dalla fisica di base, cioè dalla fisica teorica che descrive questi meccanismi, fino all'ingegnerizzazione completa del reattore, ripeto, anche dei meccanismi di sicurezza. Cioè, Fermi alla fine costruisce il reattore, siccome non si riusciva a costruirlo fuori dall'università, sotto il campo di basket, mi sembra. Ma stiamo parlando di una roba, cioè, che non era mai stata costruita e che era stata pensata per una reazione a catena che avrebbe prodotto una bomba atomica. Com'era possibile analizzare le reazioni prodotte dagli esperimenti nucleari, se non si aveva la tecnologia per poterle osservare? Allora, la differenza tra la tecnologia degli anni 30 e la nostra è quella di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, il silicio. Quindi, a quei tempi, come facevi a rivelare delle particelle ionizzanti, si chiamano, no? Cioè che passano e producono, separano
non il nucleo dell'atomo, però l'atomo, no? L'elettrone dall'atomo. È molto semplice in realtà, tu prendi due lastre, una la carichi positivamente, una la carichi negativamente. Quando passa una particella ionizzante, degli atomi perdono un elettrone e quindi l'elettrone va verso la parte positiva e l'atomo senza l'elettrone va verso la parte negativa. E quindi hai un piccolo passaggio di corrente. In più, proprio in quegli anni era stato scoperto l'oscilloscopio, per cui era possibile rilevare quantità anche notevoli di particelle. Infatti, la cosa fantastica di Fermi è che lui capisce, cioè calcola, ma veramente sempre senza computer, calcola esattamente quanto materiale ci vuole, quanto devono stare dentro le barre, tutto quanto, perché la reazione si autosostenga in questo reattore. Ti chiedo allora, Fermi ha costruito da solo, immaginandoselo nella sua testa, senza l'utilizzo di un computer, un reattore nucleare e più di un reattore nucleare. Ecco, quindi quando si parla di centrali nucleari e sicurezza, quale sarebbe il discorso da fare se Fermi l'ha fatto, da solo in un laboratorio? Ma appunto, cioè, lasciando stare la centrale di Chernobyl, no, lì rimandiamo alla fantastica miniserie Chernobyl che spiega perfettamente la criminalità del governo sovietico, ok? Perché appunto, riapriamo questa parentesi, che l'energia nucleare è un'energia che prima di tutto è portata alla bomba, quindi è comunque pericolosa, ok? In realtà, quello che c'è da dire è che le centrali nucleari sono ultra sicure. Non ci sono stati incidenti di energia nucleare. La centrale di Fukushima, il problema non c'è stato perché c'è stato il terremoto. Cioè, il terremoto non le ha fatto nulla. C'è stata l'ondata e banalmente, tragicamente ma banalmente, il muro era troppo basso e l'acqua è entrata e ha sommerso tutto. Un altro grande Enrico che viene in mente è Enrico Mattei dell'ENI, no, nel film di Rosi, interpretato da Gian Maria Volonté. Volonté recita un discorso che effettivamente Mattei aveva fatto, in cui dice: non esiste sviluppo industriale senza energia. Ok, noi ci possiamo sognare quello che vogliamo, ma non si può costruire un paese industrializzato senza l'energia. Mi dispiace perché rimanere a parlare altre ore con te perché ho un sacco di domande da farti. Magari potremmo fare, se qualcuno lo desidera, potremmo fare se ce lo scrivete, magari potremmo fare degli approfondimenti. Grazie mille, allora, alla prossima settimana. Comunque una chiacchierata alla settimana almeno ce la facciamo. Grazie, a presto. Ciao.